Buon pomeriggio, bentornati a Siamo Noi. Torna il nostro spazio dedicato alle vostre lettere, alle vostre richieste d'aiuto in ambito familiare e oggi vogliamo toccare, occuparci di un tema molto importante, un tema cruciale, molto più diffuso di quanto crediamo, colpisce tanti ragazzi, giovani, meno giovani, indipendentemente dall'ambiente sociale a cui appartengono, a nord, a sud d'Italia. Parliamo di bullismo, di persone di bulli, ma anche di persone bullizzate, lo facciamo nella giornata giusta, il 7 febbraio, giornata nazionale della lotta al bullismo, contro il cyberbullismo, anche spiegheremo, vi faremo capire che cos'è, però lo vogliamo fare da un punto di vista completamente diverso, inedito, perché oggi ci domanderemo che cosa accade quando il bullo noi ce l'abbiamo in casa, ce l'abbiamo in famiglia, è un figlio o un nipote. E lo facciamo, come al solito, partendo da una vostra lettera. Ci ha scritto Carmela, Carmela è milanese, ha un figlio di 13 anni, un ragazzo che è sempre stato studioso, un ragazzo dal carattere determinato, un po' ribelle, ce lo descrive così, un ragazzo forte, dice lei. Questo ragazzo via via è andato cambiando e lei si è resa conto che sempre più ama prendere in giro i suoi compagni, alcuni li etichetta come degli sfigati, poi la mamma è arrivata a capire che lui organizza degli scherzi, dei tiri mancini, insomma, questi suoi compagni, ha scoperto sul suo cellulare una chat in cui lui, insomma, queste cose le organizza con i suoi compagni e poi è stata convocata già ben due volte dalla sua scuola perché, insomma, appare che il figlio è effettivamente una sorta di capobranco. E qui lei si sente completamente persa perché si domanda innanzitutto come possa intervenire, cioè se deve sgridarlo, se deve punirlo. Poi si fa anche delle domande sulle responsabilità di genitore, dice ma insomma è così per colpa nostra oppure sta vivendo un momento di grande difficoltà. Bene, noi proveremo a Carmela a darle una mano, lo faremo come al solito con l'aiuto delle persone che sono in studio, a partire naturalmente dal nostro Ignazio Punzi, bentornato, psicologo, psicoterapeuta familiare, presidente dell'associazione L'Aratro e la Stella. Da pochi giorni è in libreria la sua ultima fatica, il libro è un bel titolo, I quattro codici della vita umana, filialità, maternità, paternità, fraternità, edito da San Paolo Edizioni, grazie. E abbiamo qui, e voglio darle un grandissimo risalto e ringraziarla per la sua testimonianza, Flavia Rizza. Flavia Rizza, il bullismo lo ha vissuto sulla sua pelle, oggi non solo lo racconta ma lo combatte facendo tantissimi alleati nelle scuole dove gira. L'anno scorso è stata la Camera dei Deputati a portare il suo racconto, quindi grazie perché Flavia sei qui e tra poco ascolteremo la tua storia. Dottor Punzi, io faccio riferimento al titolo del suo libro. Quando noi parliamo di bullismo, a quale codice della vita umana facciamo riferimento? Ma probabilmente tutti, ma in maniera particolare al codice della fraternità. Perché? Perché essere fratelli vuol dire avere cura dell'altro, vuol dire fare spazio all'altro, vuol dire tessere relazioni in cui dire all'altro tu puoi stare davanti a me, rispetto la tua diversità, anzi ho cura di te. E vuol dire costruire un contesto in cui reciprocamente si ha piena dignità a vivere negli stessi posti. E lì, diciamo, quel legame si spezza, si incrina di esatto. Fraternità. Col bullismo è rotto il codice della fraternità. Punzi, ma che forme assume il bullismo? È più frequente che sia una forma denigratoria, appunto il prendere in giro? È più frequentemente violento, fisico? Si aggredisce quello che viene identificato come vittima? Questo dipende dall'età. Più si è piccoli, più gli atti di bullismo sono perpetuati in maniera diretta, no? In maniera visibile. Quando si cresce in maniera indiretta, e cioè con offese, denigrazioni, ora con i social ovviamente il cyberbullismo si amplifica. Potentissimo. Sì, perché la platea diventa infinita. E in un secondo, anziché avere quei 4-5 che ti davano assolutamente retta. Assolutamente no, perché il bullo ha bisogno di questa visibilità. Il bullo cerca visibilità. E da questo punto di vista, come credo vedremo, la platea
è fondamentale nel prevenire e nell'arrestare gli atti di aggressione. Noi ci verremo alla platea brevemente. In genere a che età si è bullizzati e a che età si diventa bulli? Perché la lettera da cui siamo partiti parla di un ragazzino di 13 anni che diventa, che la mamma sospetta sia un bullo, ma insomma. Ma in realtà anche prima. Anche nelle scuole elementari, addirittura anche ci sono atti che possono come dire, avvenire anche nella scuola materna. Ma già dalle scuole elementari, probabilmente Flavia potrà raccontarci questo, possono avvenire atti di bullismo. La differenza è che col passare dell'età, con l'aumentare dell'età, se prima tanti bambini sono bullizzati e ci può essere una sorta di circolarità, sì. Poi invece le vittime diventano sempre più selezionate, sempre più quelle. Quindi si è ancora più soli. Assolutamente. Curiosità, anche un adulto può essere bullizzato? Beh, lì non parliamo di bullismo, possiamo parlare di mobbing, per esempio. Di mobbing, quindi assume questa forma apparentemente più sofisticata. Flavia, tu oggi hai 19 anni, studi lettere, mi ha colpito lettere moderne, che vuoi diventare un insegnante, quindi vuoi essere una di quei maestri che aiutano, che sostengono. La tua vita però non è stata sempre semplice. A quanti anni hai cominciato a essere un bersaglio, a essere presa in giro da chi e per cosa? Allora, io già a 6 anni ho iniziato a aumentare di peso e dagli 8 sono stata proprio presa di mira. In terza elementare arriva questo mio compagno di classe da un'altra scuola e mi prende di mira e mette contro di me anche altri compagni di classe, quindi lui principalmente mi prendeva in giro sempre per l'aspetto fisico. Cosa ti diceva, se posso chiederti? Cicciona, ciccia bomba, balena, cose del genere, come tipo palla di ciccia. E poi spesso magari prendeva il materiale scolastico e lo rompeva, magari strappava le pagine dai quaderni, scarabuzzava. Quindi era anche particolarmente aggressivo con te, ma tu sì. Reagivi e soprattutto di fronte a quegli insulti ti sentivi diversa, respinta? Come ti sentivi? Io alcune volte reagivo, specialmente poi quando mi picchiava, cercavo di difendermi perché non volevo tornare a casa con i lividi. E cercavo anche di togliermi da quella situazione. Io non mi sentivo diversa. Cioè, quando tornavo a casa da scuola, alle elementari, comunque io mi vedevo e mi sentivo proprio come tutti gli altri bambini. Non mi vedevo proprio per niente diversa, non immaginavo. Quindi che era ancora più incomprensibile per te. Sì, tutto questo. Non mi vedevo, quando mi guardavo allo specchio, non mi vedevo cicciona come dicevano loro. Vedevo una bambina che voleva solamente giocare e divertirsi con i propri amichetti. Scusami Flavia se ti interrompo, ma tanto la tua storia la racconteremo tutta, anche perché questa storia è durata fin troppi anni. La persona bullizzata è sempre una persona che viene identificata come diversa in qualche modo? Di che tipo di diversità appunto stiamo parlando? Qualunque tipo. Diciamo che la vittima è portatrice di una diversità. Può essere una particolarità fisica, può essere anche il più bravo della classe, può essere la diversità, può essere appunto il colore della pelle, l'appartenere a una religione diversa. Ma la vittima è scelta dal bullo proprio perché crea una differenza, è portatore di una diversità. E qui vedremo quanto lo sguardo conta, ma tu quello che succedeva, cioè i lividi, ovviamente i lividi si vedono, un genitore prima o poi se ne accorge, hai cominciato a raccontarlo a casa, a parlarne con i tuoi genitori, è stato difficile, ci sei arrivata piano piano, come bambina invece lo facevi? Perché abbiamo visto anche delle foto in una famiglia molto, molto unita e i tuoi genitori sono stati davvero bravi. Quello che succedeva agli elementari comunque, io tante volte tornavo a casa e ripetevo proprio esattamente tutto quello che mi dicevano, però per esempio anche più avanti ci ho messo un po' di tempo prima di dire ai miei genitori come stavano realmente le cose, magari non dicevo tutto subito, però ne ho sempre parlato. E loro? E loro hanno cercato più volte il confronto sia con i miei insegnanti ma anche con i genitori di questo ragazzo. Come reagivano i genitori di questo ragazzo? E questo ragazzo alcune volte diceva che ero io che lo infastidivo per prima, ma... È stato mai creduto dalla maestra, per curiosità, dalle maestre? No, le maestre comunque lo sapevano che questo ragazzo aveva un problema a casa, comunque anche a me dicevano tante volte quando mi andavo a lamentare,
Flavia, capiscilo, ha delle difficoltà a livello familiare, però capire è un conto, poi subire un altro. Ecco, ma poi che peso sulle spalle di una bambina che è già presa di mira, che deve anche fare lo sforzo di calarsi nei panni di... E probabilmente tu lo hai anche fatto facendo chissà quanti scatti, punzi, da questo punto di vista nella tua crescita, però è profondamente ingiusto che ti si richieda, secondo me. Ma... con le medie la questione si è complicata, tra poco ci racconterai in che modo. Voglio adesso solo concentrarmi su un aspetto. Tu hai chiesto a un certo punto ai tuoi genitori, possiamo provare a cambiare scuola? Però loro non la pensavano così. Sì, quando alle medie è diventato più violento il bullismo e poi quando anche ci sono stati i casi anche di... Anche perché nelle medie è tutto più complicato, anche sì. Il rapporto con i maestri, con i professori. Con i professori. Però io ero molto brava, quindi i professori mi guardavano come diciamo una presenza positiva nella classe. Quindi i tuoi genitori? I miei genitori mi dicevano, ma Flavia guarda che come ci sono in questa scuola le persone cattive che ti danno fastidio, ti vogliono fare del male, purtroppo ci sono anche nelle altre scuole. Quindi il loro suggerimento qual era? Era quello di rimanere, di farsi forza. Di farti valere? Sì. Punzi, è interessante, io non so se è la risposta giusta o meno, so che Flavia è e si è rivelata una ragazza forte, ora non tutti hanno la stessa forza, quella risposta lì restiamo perché tanto i bulli sono dappertutto, ti convince, non ti convince, qual è l'atteggiamento giusto da adottare? Ma inizialmente, allora ci possono essere dei casi estremi in cui è necessario, può essere necessario cambiare classe o addirittura cambiare scuola. Ma inizialmente io direi che è bene rimanere a condizione che gli adulti attivino insieme un'alleanza. Quando dico gli adulti dico i genitori della vittima, i genitori del bullo, i genitori della classe insieme agli insegnanti, perché questa comunità è la comunità educante che deve farsi carico di tutto il problema. Difficilissimo però con i genitori del bullo, ma è un passaggio da tentare, anche perché il bullismo si regge sulla solitudine. Sulla solitudine della vittima, sulla solitudine dell'episodio. Se chi sta intorno si allea e si sente partecipe e non neutrale, il fenomeno di bullismo viene ostacolato, è fortemente ostacolato. Senti, Flavia, ma ecco, in prima, seconda, terza media, che cosa ti ha fatto più soffrire? Com'è cambiata questa situazione? Se vuoi, io so che è peggiorata via via verso la terza media. Sì, perché in prima media è continuato il bullismo, perché questo ragazzo che avevo agli elementari in classe me lo sono ritrovato anche alle medie, si è coalizzato con i ripetenti e alla fermata dell'autobus all'uscita da scuola mi dava molto fastidio perché mi spingevano in mezzo alla strada mentre aspettavo l'autobus e spesso passavano molte macchine, quindi era abbastanza pericoloso. Poi in seconda media si è abbandonato il bullismo per passare poi diciamo questa continua vessazione sul lato di internet. Ecco, perché addirittura hanno aperto un profilo finto tuo, sì. E che serviva loro per denigrarti, per prenderti in giro. Ma come ce l'hai fatta tu a resistere a tutto questo? Come sei arrivata infine alla terza media e poi per fortuna se ne sei andata al liceo finalmente? Per fortuna io il compito penso maggiore, a parte il grande sostegno della mia famiglia, che quella è stata proprio la componente principale, perché senza il loro supporto probabilmente non ce l'avrei fatta, ma è anche il fatto che per gli episodi come la foto che mi hanno fatto quando ero girata di spalle alla cattedra, che hanno postato senza per che io lo sapessi, giro, i vari profili che hanno fatto, se comunque non avessi avuto il supporto oltre della famiglia anche di alcuni insegnanti che sono intervenuti e di chi poi mi ha ascoltato dopo come la polizia postale, probabilmente quindi, non ce l'avrei fatta. Quindi si è confermato, ecco, come la polizia postale, perché a un certo punto i tuoi genitori hanno minacciato la denuncia, non so se l'hanno fatta? Hanno minacciato la denuncia, poi ogni volta che si minacciava questa denuncia i contenuti sparivano. Ecco, insomma, questo dà da riflettere, sì. C'è parecchio da dire, Punzi, mi concentrerei su due questioni. Intanto capire questo profilo del bullo, diamo un identikit rapido ma incisivo, chi è e poi chi lo spalleggia. L'altra cosa, è giusto denunciare negli stadi che ci ha raccontato lei?
questa minaccia di denuncia può essere una soluzione? Le due questioni. Parto dall'ultima. Intanto la storia di Flavia evidenzia che quando gli adulti, no, lei ha nominato gli insegnanti, i genitori, la polizia postale, quando gli adulti diventano davvero, assumono un ruolo educativo e quindi anche di vigilanti, la vicenda viene interrotta. Mm. E questo deve far riflettere molto noi adulti su quale potere abbiamo. Qui però più che vigilanti, i genitori si saranno preoccupati del penale, del figlio, quindi non so se fino a quel momento la vigilanza degli altri, faccio l'avvocato del diavolo, sarebbe stata altrettanto efficace. Certo, il discorso è gli insegnanti che sono presenti, loro devono comunque attivarsi, perché gli atti di bullismo si attuano soprattutto negli ambienti scolastici. Figure di bullo. Figure di bullo, sono fondamentalmente tre. Il cosiddetto bullo dominante, che è un ragazzo che ha necessità di farsi vedere dagli altri, ha necessità di farsi apprezzare, di diventare popolare, ed è incapace di sentire il dolore che procura nell'altro con i suoi geni. Quindi sensi di colpa zero. Secondo tipo, il bullo gregario. È colui che vive, un ragazzo piuttosto debole, mentre il primo è dominante, quest'altro è più debole, vive di luce riflessa, ha bisogno di stare accanto al leader. Il terzo tipo è un bullo che a sua volta è stato bullizzato prima, per cui si vendica, vendicandosi praticamente reitera le azioni che hanno operato su di lui. Questi fondamentalmente sono le tre tipologie di bulli. Ce l'hai descritti molto puntualmente, ci ha fatto capire che insomma intorno al bullo, ma ce l'avevi già detto, cioè, ci sono gli altri, quelli che omettono di intervenire, che insomma sono parimenti responsabili. Flavia, quello che ti ha fatto scattare ancora qualcosa in più, oltre alla tua forza, che ha fatto di te sempre una ragazza studiosa, poi sei andata al liceo, qualcuno te lo sei lasciato alle spalle, qualche altro bullo, come dicevano i tuoi, te lo sei ritrovato, però c'è stato un evento importante che ha a che fare con le campagne della polizia postale, con un film che raccontava la storia di un ragazzo che si chiamava Andrea Spezzacatena. Io ho avuto il piacere, l'onore, non so come dirla, di conoscere, di intervistare la sua mamma, un ragazzo di 15 anni, la cronaca lo raccontava come il ragazzo dai pantaloni rosa che si è tolto la vita nel 2012 perché era preso in giro. Ecco, questa cosa ha fatto scattare in te, vedere questo film, sentire questa storia raccontata, qualcosa per cui ti ha spinto a diventare protagonista tu stessa come testimonial contro il bullismo? Sì, io 2 anni e mezzo fa ormai ho partecipato a questo incontro con la mia classe di liceo e quando mi è stata raccontata la storia di Andrea, che io già conoscevo perché comunque sono certo, una ragazza ha colpito che... tutti noi quella storia. Sì, e me la ricordavo anche abbastanza. E vederla raccontata in quell'incontro con anche con il supporto poi della polizia postale che dopo ci ha spiegato i rischi della rete che tutti dovremmo conoscere e mi ha fatto capire che comunque le cose che avevo subito io non erano molto diverse da quelle che subiva Andrea per motivi diversi, certo, perché lui subiva un altro tipo di accuse, cioè, mentre a me dicevano che ero una lecchina, che ero una cicciona, che ero una secchiona, che ero inutile, che rubavo spazio, a lui veniva detto che era omosessuale, come se fosse davvero un motivo. E lì ho deciso di scrivere alla Polizia di Stato, al giornalista che aveva fatto il docufilm su Andrea, Luca Pagliari, e ho raccontato la mia vicenda. Quella tua vicenda è in Cuori Connessi di Luca Pagliari, insomma il film documentario che è stato presentato l'anno scorso proprio come punto centrale della campagna contro il bullismo. Due ultime notazioni, vorrei venire a un progetto che ti sta molto a cuore, ma prima ti devo chiedere, perché non ci possiamo dimenticare Carmela, noi abbiamo parlato molto dal punto di vista della vittima, ma quando il bullo ce l'abbiamo di fronte, è il nostro figlio, il nostro nipote, cominciamo a capire, perché ce lo fanno capire pure a scuola, che cosa dobbiamo fare? La prima cosa da una volta che insomma chiariamo, ci interroghiamo anche certo, sulle nostre io vorrei fare i complimenti a Carmela, perché la prima cosa che un genitore non deve fare è negare. Perché i figli hanno bisogno di essere messi di fronte alle loro responsabilità, ma con amore, come un genitore sa e deve fare. Perché se un genitore nega, costruisce una realtà fittizia al figlio. E il figlio sa che non è visto nella sua difficoltà, che magari riesce a esprimere solo in quella maniera lì. Il ragazzo, il figlio di Carmela, ha bisogno di che qualcuno decodifichi
la sua richiesta, lui la sta esprimendo in questo modo, non sappiamo cosa sta cercando effettivamente questo ragazzo. Quindi, però noi adulti dobbiamo essere attenti, dobbiamo costruire contesti in cui è facile per i ragazzi raccontarsi. Noi sappiamo che almeno il 50% dei bambini bullizzati non racconta a nessuno questo. Quindi diamo ascolto anche a questo ragazzo, supportiamolo psicologicamente, evidentemente, perché lì c'è un problema. Ricordo un film bellissimo che è ancora in sala, Wonder, tratto da un romanzo ancora più bello, in cui il bambino bullo alla fine si rivela perfino migliore in qualche modo dei suoi genitori. Punzi, c'è un appuntamento finale, cioè finale, è un appuntamento su cui vorrei chiudere, che le preme molto, che raccontarci, ci sarà il 9 marzo ed è promosso dall'associazione L'Aratro e la Stella, ha un bellissimo titolo, Il cammino dell'uomo perché siamo tutti in cammino, ed è tratto dal titolo di un libro di Martin Buber. Che cosa succede qui? Che cosa è un percorso in 5 weekend, è un nuovo percorso di formazione. Un percorso di formazione di crescita umana e spirituale. Come dice Martin Buber, è un ritorno a sé, nelle dimensioni più profonde di sé, per prendersi cura di se stessi, per rispondere a quella domanda con la quale si apre la Bibbia. Dove sei? Che Dio dice ad Adamo, che si era nascosto. In realtà con il libro Martin Buber, con tutte le esercitazioni che noi abbiamo sviluppato, cerchiamo di capire qual è il congegno di nascondimento nel quale ognuno di noi si trova rinchiuso, perché la vita ci chiama. E allora, per diventare più generativi, per aumentare il nostro benessere, noi abbiamo costruito questo percorso. Mettiamoci allora tutti in cammino, c'è quella data il 9 marzo che ci esorta a camminare. Grazie Ignazio Punzi, grazie a Flavia Rizza in questa giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Grazie. Allora, Massimiliano. Ai bulli. I bulli, cara Gabriella. C'è poco da scherzare sui bulli. Sono vere e proprie tragedie. Però, come dire, l'educazione è importante su questo fronte. No? E parlarne è ancora più importante. Però, siccome abbiamo sforato, andiamo subito al prossimo blocco, nel quale intervisteremo un sacerdote che ama distinguere l'ISIS dall'Islam ed è per il dialogo interreligioso. Tra poco qui in studio, Don Claudio Burgio. Grazie. Bentornati a Siamo Noi. Di fronte a me un sacerdote che crede molto nel dialogo interreligioso e che lavora per realizzarlo, ma si tratta di un percorso complesso che spesso apre degli interrogativi, che sono interrogativi importanti. Ringrazio davvero Don Claudio Burgio di essere qui. Grazie. Con noi. Lui è il fondatore e il presidente dell'associazione Kairos di Milano. Allora, Don Claudio, io partirei dalla parte finale del suo impegno, che è un impegno decennale, no? Perché questo suo impegno ha preso forma in un libro. Il libro si intitola In viaggio verso Allah, edizioni paoline, e in questo libro lei scrive una lettera, di fatto, raccontando la storia di un ragazzo che in qualche modo ha lasciato il segno, no? Nella sua vita. Il ragazzo si chiama Monsef. Chi è? Monsef è un ragazzo che ho accolto in comunità 7 anni fa, per 5 anni abbiamo condiviso la stessa casa, la stessa vita, un ragazzo molto difficile, dedito all'uso di sostanze, uno dei tanti ragazzi migranti che accolgo nelle mie comunità. 2 anni fa all'improvviso è sparito e poi sono venuto a sapere dalla Digos che è stato uno dei più giovani jihadisti partiti per la Siria. Perché Monsef con l'amico Tariq, appunto, parte per un viaggio senza ritorno nell'inferno dell'estremismo islamico. E questa sparizione improvvisa ha lasciato in lei tante domande, ne parleremo tra pochissimo. Però io prima vorrei sapere se lei si è fatto un'idea di perché a un certo punto ha lasciato la sua comunità ed è andato via. Ho dovuto provare a rileggere questa storia perché mi ha interrogato molto. Una possibile spiegazione è questa: i ragazzi che incontro io, ragazzi migranti, sono ragazzi che a volte sono anche orfani di identità, cioè non appartengono più né alla loro terra d'origine né alla nostra cultura occidentale. E in questo disorientamento spesso e volentieri si perdono. Quando poi per ritrovarsi vogliono in qualche modo avere una narrazione importante, affascinante, che li conquisti, molte volte possono abbracciare questo estremismo che dà loro forza, dà appartenenza. Quindi più che scontro di civiltà o di religione, mi sono fatto l'idea da questa storia che questo sia proprio un problema di educazione.
Quello che lei ci racconta, dando una spiegazione a quello che è accaduto, diciamo così, vale in generale, però vale anche per Monsef, con cui lei ha convissuto per 5 anni. Le posso chiedere se questa vicenda per lei è stata una sconfitta? Non sono mai abituato a leggere questo come fallimenti. Il fallimento è qualcosa che appartiene all'ottica del risultato, della quantificazione. In educazione si sa, si rischia. Quando un educatore incontra storie così difficili, sa che rischia, sa che può anche perdere. Questo fa parte della missione di un educatore, di un prete che incontra questi ragazzi. Perciò per me non è una sconfitta. Certamente è stata fonte di grande dolore, di sofferenza, certamente mi ha interrogato, mi ha posto molte domande interiori, mi sono accorto per esempio di essere stato incapace di intercettare il bisogno di questo ragazzo, probabilmente abbiamo convissuto 5 anni insieme ma non ci siamo forse mai conosciuti. E quindi questa cosa mi ha interrogato molto. Io per esempio non mi sono mai chiesto che cosa sia l'Islam, che cosa davvero il mondo musulmano insegna a questi ragazzi. In fondo vivevo nella mia monocultura, nella mia monovisione cristiana e mi accontentavo di questo. Lui cercava di convertirmi in tanti modi, mi faceva tante domande, ma soprattutto mi incoraggiava a intraprendere la strada dell'Islam. Abbiamo discusso, abbiamo sempre dibattuto molto, ma non ci siamo mai forse ascoltati veramente. Anche perché, diciamo, segnali di una decisione così importante in comunità non le aveva date, almeno a lei, lei non le aveva intercettate. No, forse sono stato molto ingenuo io, però non ha mai parlato di radicalismo, di ISIS, tantomeno. Certamente c'erano, leggendoli a posteriore, dei segnali, il fatto appunto di vivere anche il rapporto con le ragazze, con le donne, in una maniera molto estrema, quindi con un distacco molto forte. C'erano alcuni segnali, però questi segnali appartengono alla cultura araba, per cui non mi ero posto il problema che potesse poi andare verso un fronte di questo genere. Lei sa che fine ha fatto Monsef? No, so che fino a pochi mesi fa si trovava a Raqqa, in Siria, era stato geolocalizzato in quella zona, sappiamo che ormai probabilmente molti di questi combattenti sono dispersi, per cui oggi sappiamo solo che non è morto, ma che dove sia non lo so. C'è stato un suo tentativo di contattarmi mesi fa per ipotizzare un rientro in Italia, lui ha ormai una condanna per 8 anni, e questo tentativo è fallito, nel senso che comunque da quel che ho saputo da questo ragazzo non era la scelta che si aspettava, dice non è quello che speravo di trovare, quindi sembrerebbe che si sia pentito, ma tornare indietro da questi fronti islamici è davvero quasi impossibile. Ma lei lo riabbraccerebbe? Certamente, come il padre della parabola non aspetto altro, sarebbe bello poterlo rincontrare. Senta, ha letto le polemiche di questi giorni, no? Proprio su questi temi, l'immigrazione, l'accoglienza, l'integrazione. Spesso di fronte a vicende come quelle che lei ci ha raccontato partono accuse di ingenuità e di buonismo. Lei cosa risponde? Siamo di fronte a un fenomeno sconosciuto. Noi siamo ancora impreparati in Italia, la nostra cultura, ad incontrare il diverso da noi, a conoscere mondi diversi dal nostro. Per cui è chiaro che qualche errore di valutazione è possibile farlo. Ciò non toglie che il dialogo vada alimentato, che la conoscenza vada in qualche modo favorita, perché altrimenti ci si chiude nella nostra monovisione e chiaramente si irrobustisce questo fronte di scontro. Quindi devo dire che il dialogo nasce soprattutto dal basso, nasce dal poterci conoscere, dal poter condividere insieme anche le cose più quotidiane, come avviene da me in comunità, il cibo per esempio, il mangiare insieme, sono tanti aspetti della vita quotidiana che non vanno sottovalutati, purché non prevalga il giustizialismo, non prevalga in qualche modo questa radicalità di appartenenza che oggi ormai non ha più senso. I fatti di Macerata, no? L'uomo che ha sparato contro gli immigrati, è la spia di che cosa, a suo giudizio? Della paura.
della paura, perché davanti a questo tipo di violenza si risponde con altra violenza, a volte ancora più feroce, e quindi la paura porta l'uomo a rinchiudersi, a sentirsi migliore di altri. E io temo anche nella nostra cultura cattolica un possibile fondamentalismo cattolico, perché il pericolo è proprio quello di irrigidirsi dentro una cultura del duri e puri, che in qualche modo favorisce poi questo clima di paura, questo clima di violenza. Una paura generata da cosa? Dalla non conoscenza dell'altro? Certo, e poi da questi fatti che indubbiamente hanno sconvolto l'Europa, hanno sconvolto il mondo. Non siamo preparati a vivere situazioni di questo tipo, per cui la paura si genera attraverso quello che tutti vediamo sul fronte video, da quello che la cultura ci pone. E per come cui... la si disinnesca? Con la conoscenza. Con la conoscenza, e come è capitato, pur rischiando, come faccio ancora oggi, nonostante tutto, cercando il dialogo e cercando di viverci insieme, cercando di incontrarsi, perché l'incontro è un in e un contro, può essere entrambe le cose, però deve avvenire, e se questo non avviene, certamente questo scontro diventa feroce. Lei accennava a un rischio di fondamentalismo cattolico cristiano. Quale deve essere il suo giudizio invece oggi, ai tempi nostri, il ruolo della Chiesa? La Chiesa nel Concilio Vaticano II ha espresso molto bene quale sia il suo ruolo. Certamente c'è un grande rispetto, un grande ascolto anche dell'altro, e quindi il dialogo interreligioso non vuol dire in maniera sincretista arrivare ad una unica visione che toglie, elimina le differenze, anzi... il dialogo vuol dire in qualche modo approfondire quali sono le differenze, perché è nella differenza che ci si incontra veramente, come anche in una famiglia lo scontro tra genitori e figli, se non nasce dalla differenza la trasmissione, l'educazione non avviene più, e così è nelle religioni, riuscire ad avere l'umiltà di ascoltarsi veramente, di comprendersi, e questo dialogo certamente porterà a capire come le differenze stanno insieme. Nel libro lei addirittura dice, per disinnescare tutto questo, quindi la non conoscenza dell'altro, la paura, le opposizioni, quello che sta accadendo, il fondamentalismo anche, occorre avere un lessico comune. Me la può spiegare meglio? Sì, in comunità, accogliendo ragazzi musulmani e vivendo insieme anche i nostri ragazzi italiani, questo lessico vuol dire scoprire anche le parole. Noi Ramadan, parole come Shadid, cioè ci sono parole che noi non conosciamo ovviamente, così come i ragazzi musulmani non conoscono il nostro lessico, il nostro linguaggio occidentale, se non magari dalle pubblicità, dalla TV. È importante invece capire che c'è una possibilità di linguaggio comune. C'è la possibilità di incontrarsi. Per esempio, in comunità è stato interessante un giorno un ragazzo, purtroppo ha bestemmiato, e l'altro, il ragazzo musulmano, l'ha rimproverato. E il ragazzo italiano ha detto, vabbè, ma io ho offeso mica il tuo Dio. E allora invece il ragazzo musulmano gli ha detto, guarda che Allah, tradotto in italiano, è Dio. E noi quando siamo qui in Italia lo chiamiamo Dio. Ecco, anche approfondire queste tematiche è importante. Tornando alla vicenda del nostro amico, no, a cui lei scrive la lettera, Monsef, io innanzitutto vorrei chiederle se ha mai avuto voglia di mollare dopo quella storia, e poi cosa la fa tirare avanti? Perché continua? Beh, devo dire, all'inizio certo è stato scioccante, questa partenza mi ha posto molti problemi, e quindi per certi aspetti in qualche modo non ho voluto affrontare per molto tempo. Il libro infatti nasce dopo due anni di rielaborazione personale, e anche nasce come bisogno di rileggere questa esperienza, questo incontro, perché certamente questo incontro poi mi ha lasciato tante domande ma anche tante risposte, e certamente mi ha interrogato. Il messaggio che Monsef mi ha lasciato per esempio sul cellulare il giorno della partenza mi ha sempre molto interrogato, mi ha scritto grazie di tutto, stammi bene Don, che Allah ti guidi sulla sua retta via, ci vedremo in paradiso, inshallah.
E io accolgo questo invito, il paradiso, e ciò di cui non, è da tanto tempo, nonostante io sia un prete, che non pensavo alla vita eterna. Ecco, questo incontro, scontro, mi ha permesso di riaprire anche alcuni temi della mia vita spirituale. Chissà se Monsef ha letto questa lettera, questo libro. Le farebbe piacere? Perché no? Perché no? E sarebbe un modo per ricominciare un dialogo reale. La prima cosa che lei direbbe a Monsef se un giorno dovesse mai rincontrarlo? Forse direi proviamo a pregare insieme, cosa che non abbiamo mai fatto. Pregavamo sempre separati in casa, lui col suo tappetino, io nella mia camera. E il pregare insieme permette di riscoprire quel lessico comune, permette di andare oltre, ecco. Quindi forse ricomincerei da lì. Monsef è una parte dell'attività che lei svolge nell'associazione, quindi in comunità. Quella storia lì, che effetto ha avuto tra gli altri ragazzi? E certamente ha davvero lasciato nello sconforto soprattutto i suoi amici, i ragazzi che lo hanno accompagnato negli anni in casa insieme. Anche loro hanno dovuto interrogarsi molto su questa partenza che li ha sconvolti. E ovviamente immaginate quante poi difficoltà anche con la Digos, con quelle che sono i sistemi di sicurezza, giustamente, dell'intelligence italiana. Detto questo, anche per loro però c'è stata come una reazione per cui il tema dell'ISAM, il tema del dialogo interreligioso, clamorosamente in comunità è diventato un tema dominante, a tal punto che in una occasione particolare, la visita del Papa a Milano, i ragazzi, anche all'insaputa mia, hanno condiviso, musulmani e cristiani, un bellissimo post, diciamo così, con la scritta «Sono musulmano e voglio la pace». Questo striscione allo stadio San Siro è stato visto dal Papa, che lo ha anche in qualche modo approvato. Diciamo. Ed è stato un segno per noi importante, spontaneo, dei ragazzi. Dire questo, per esempio, è stata un'idea di un musulmano, ma scritto da un ragazzo italiano. E questo è un piccolo segno in un momento particolare, ed è un segno per noi importante. Vuol dire che si può andare oltre. Senta, a prescindere dal fatto che sono curioso di sapere se qualcuno all'indomani della fuga di Monsef le ha detto «Beh, donna, lo sapevi, te l'avevo detto». C'è stato qualcuno? C'è sempre chi critica, c'è sempre chi in qualche modo ti bolla e in qualche modo ti vede come un buonista, come un ingenuo. Questo è il nostro rischio di chi si dedica a questi ragazzi. C'è sempre il momento nel quale i conti non tornano. Però io credo che si debba andare avanti, che l'esempio vada dato ancora, si può andare oltre, si può capire molto da questa esperienza pur triste e pur brutta, però certamente siamo tutti chiamati, non solo io ma anche i miei collaboratori, i ragazzi che sono rimasti, siamo tutti chiamati ad andare oltre questa vicenda, ma facendo tesoro di quello che ci ha insegnato. Anche perché lei dice non bisogna far confusione con il terrorismo, con l'ISIS, con quello che è accaduto nelle città europee, con l'Islam, che invece è tutt'altra cosa. Però io vorrei chiederle, ma qui in Occidente, al di là di questa distinzione che non riusciamo a fare, in che cosa sbagliamo? E ancora siamo troppo intrappolati, troppo chiusi nella nostra monocultura, non riusciamo a separarci da questo. Certamente dobbiamo lasciarci condurre, soprattutto a volte io penso anche dalla testimonianza dei martiri. Ci sono tante figure, tanti martiri, anche cattolici, che hanno vissuto e hanno pagato con la vita il vivere in mezzo al mondo musulmano. Questo aspetto secondo me va riconsiderato e certamente oggi dobbiamo imparare molto dalla lezione anche dei martiri cristiani. Noi chiudiamo queste interviste con due parole, due delle tre parole che ama usare Papa Francesco: scusa, permesso, grazie. Chiediamo ai nostri ospiti a chi dire grazie e a chi chiedere scusa. Partiamo dal grazie. Grazie lo dico a tutti i miei collaboratori, tutti gli educatori che con me ogni giorno affrontano situazioni simili e non si lasciano vincere dal dubbio, dalla paura e quindi da tutto quel mondo adulto che ancora ci crede. E scusa certamente, io lo dico anche nel libro, a Monsef, a tutti quelli che non abbiamo saputo forse accogliere davvero. Quando Monsef era piccolo mi ha detto, sai Don, io ho avuto due genitori
ma non ho mai avuto un padre e una madre. Ecco, forse non sono e non siamo riusciti ad essere padre per questo ragazzo, e questo, di questo chiediamo perdono. Non siamo sempre perfetti come educatori. Grazie Don Claudio Burgio, grazie di essere stato con noi. Gabriella. Eccoci, grazie, grazie davvero. Allora, c'è una donna che nella grande folla, in tumulto, che fa domande a Gesù, che si agita, rumoreggia, trova il coraggio di far sentire la sua voce e di rivolgersi direttamente a lui, a Gesù. È la donna della folla, tra poco vi racconteremo di lei nella Bibbia delle donne. Grazie. Entrati, siamo noi in questo spazio che precede la recita della Coroncina alla Divina Misericordia, lo spazio dedicato alla fede e alla spiritualità. Oggi lo spazio è quello amatissimo della Bibbia, delle donne o le donne della Bibbia, le grandi protagoniste femminili del Vecchio, dell'Antico e del Nuovo Testamento, che sono raccontate, svelate qui in studio come mai le abbiamo conosciute da teologhe e bibliste, e sono felice di ridare il benvenuto a chi ha cominciato questo viaggio con noi, a Rosanna Virgili, bentornata, biblista, docente di esegesi presso l'Istituto Teologico Marchigiano, autrice di magnifici libri sulle figure della Bibbia, è curatrice tra l'altro insieme a tre colleghe bibliste di una traduzione di un commento dei Vangeli tutti al femminile. Allora, oggi stiamo per immergerci nella lettura di alcuni passi del Vangelo che tu ci commenterai, e noi incontriamo questa figura che è la donna dalla folla. Mettiamo un po' a fuoco il contesto e poi sì. Di quale Vangelo parliamo? Parliamo del Vangelo di Luca, che è il Vangelo chiamato anche delle donne. E questa figura è una figura anonima. Senza nome, infatti ci colpisce. Sì, senza cosa. Nome. E che rappresenta probabilmente un po' tutte le donne che seguivano Gesù e che quindi insomma componevano le grandi folle che erano appunto affascinate, un po' stregate anche da Gesù. Quindi Luca si conferma comunque quello sì, che racconta le donne. Sì, racconta tantissimo le donne e non solo, utilizza proprio i sentimenti delle donne, direi perfino le esperienze femminili più intime, per descrivere la condizione delle persone che incontrano Gesù addirittura. Quindi trasforma Luca la vita delle donne in un certo senso in un Vangelo, cioè esse raccontano anche Gesù attraverso la loro esperienza. E adesso la conosciamo sì. Molto meglio questa donna dalla folla, lo facciamo avvalendoci della magnifica voce di Antonella Civale, che è già pronta e che io saluto. Però diciamo subito da dove partiamo, Rosanna, oggi, sì. Da dove? Sì, partiamo dal capitolo 11 del Vangelo di Luca, abbiamo questi due versetti semplicemente che però sono molto forti, insomma, toccanti, suggestivi. Mentre diceva questo, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Ecco, Rosanna, qui mi colpisce che c'è una donna, perché poi non era proprio un'epoca facile per le donne, che in mezzo a una grande folla trova il coraggio di far sentire la sua voce. Intanto, che cosa stava facendo, di che cosa stava parlando Gesù quando lei lo interrompe? Sì, no, Gesù stava proprio operando una serie di azioni, che possiamo anche chiamare miracoli, che proprio intervenivano su disagi morali, disagi psicologici, oggi li potremmo chiamare anche psichiatrici, o anche addirittura diciamo di persone che erano possedute da spiriti cattivi. È un capitolo che si dedica prima, appunto, questo 11, all'attività anche di esorcista di Gesù, cioè Gesù insomma ha questo impatto vincente con il male,
Cioè lui riesce a liberare da angustie forti, da anche no, da angosce, potremmo dire. E in questo momento lei parla. Sì, e in questo momento evidentemente la donna capisce l'importanza di quello che sta facendo Gesù, perché davvero penso no, che così valutando un po' l'azione di Gesù nei confronti dei disagi umani, lui opera, no, guarisce dalle malattie, ma la malattia forse più forte è proprio quella dell'anima. È quella interiore, quindi il malessere proprio che oggi chiameremo psicologico, ma è anche qualcosa di più, cioè un malessere intimo. E la donna si rende conto della potenza di quest'uomo che riesce a liberare dal male proprio, no? Dai mali più profondi l'umanità. E fa una cosa però curiosa che devi spiegarci, cioè non solo esprime la sua grande ammirazione in questo modo nei confronti del maestro, ma ammira la donna che l'ha partorito, che l'ha portata in grembo, che lo ha allattato. Sì, non solo, credo, sì, infatti è proprio, questo è proprio no, l'impatto tipicamente femminile e materno della donna con l'essere umano che sta fuori. Lei vede Gesù e credo riviva la sua esperienza di maternità e di allattamento, perché c'è questo dettaglio, no? Proprio le mammelle che ti hanno allattato. E ricorda sicuramente la beatitudine dell'allattamento. Io sono madre e so quello che è. Penso che ogni donna madre ricordi. Ce lo ricordiamo. La gioia indicibile, no? di quei momenti, no? di quando si allatta un figlio. È un amore transitivo che passa, no? Proprio la gioia di dare, perché allattare significa proprio nutrire, no? Far passare quello che si ha, no? Nella propria intimità a un figlio. E quindi lei davvero invidia, no? Dice beata la donna che ti ha portato in grembo e che ti ha, però appunto ricordando, credo, la sua esperienza. E Gesù ha risvegliato in lei quella beatitudine e quindi dice beata chi, no, la donna che ha potuto vivere questo proprio con te, perché lo vede come un frutto straordinario, no, di quello che può essere il grembo e la maternità. Questo insomma ci porta anche uno sguardo che ci interroga e anche ci dice qualcosa anche a noi madri oggi a distanza di tanto tempo. Io direi tanto, cioè è vero, è pur vero che no, alcuni elementi vanno storicizzati e compresi con la cultura dell'epoca in cui la donna appunto si realizzava come madre, diremmo oggi noi, questo era il suo fronte, ma credo che il messaggio sia comunque molto forte per noi oggi, per una donna che in tanti casi, parlo dell'Occidente, vive oggi la stessa maternità ma anche l'allattamento, no? Più come una limitazione, più quasi come no, un tempo e qualcosa che no, vorrebbe risparmiare per sé. Purtroppo ci troviamo di fronte a questo forse un po' snaturamento della sensibilità femminile, come se dare, no, perché davvero quel gesto significa proprio no, passare ad altro quello che tu hai, quello che tu sei. Possiamo oggi viverlo nella nostra cultura, noi donne, anche proprio come un furto, no? Come qualcosa che toglie il tempo a me, toglie le cose a me, toglie anche, non so, l'aspetto fisico. No? Però in molte giovani c'è uno sguardo diverso invece, su questo, lo stanno riscoprendo. Esatto, infatti volevo dire proprio questo, che c'è un recupero assoluto, forse davvero la nostra generazione ha vissuto invece un pochino, no? Ma le ragioni si possono comprendere, cioè la donna che magari si lavora di più, no? In un ambito, non so, più intellettuale, più politico, più sociale, no? Il lavoro, eccetera, ha voluto un pochino semplicemente liberarsi un po' semplicemente da quel ruolo, ma la maternità, e questa donna ci dice che la maternità e dare il latte questo donare non è un ruolo, ma è piuttosto una beatitudine. Questo è meraviglioso, felicità. Poi questa parola beatitudine tornerà tra poco nel nostro racconto. Però adesso vorrei guardare alla reazione di Gesù, che non si schernisce, prende molto sul serio questo grido della donna e dà una risposta, se vogliamo, ancora più forte. Sì, sicuramente. Ecco, Gesù non nega la beatitudine di sua madre, diciamo, e della maternità, ma piuttosto dice quello che c'è dentro l'amore materno,
l'amore appunto. L'esperienza della maternità non è tanto fisica semplicemente, perché si potrebbe anche vivere una maternità senza amore, senza felicità, anzi no, proprio come una privazione talvolta. Gesù dice quello, no, la vera beatitudine sta, anche quella che vive, cui pensa quella donna, sta però nella relazione, nell'ascolto, e Gesù proprio qui approfitta per dire l'ascolto della parola è come come la terra che beve davvero il seme. La parola è come un seme e la maternità non è altro che coltivare, no, in effetti un seme. E qui approfitta Gesù per parlare di una beatitudine che è ancora più profonda, che è più alta, che è quella che tutti possono vivere, non solo le donne, ma anche gli uomini, ma anche i poveri specialmente, no? Anche quelli che non hanno nulla. Ecco, e allora ascoltiamo un altro brano di Luca, capitolo 6, versetti 17, poi dal 20 al 22. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era una gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno, e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo». Ecco, qua abbiamo bisogno di chiarire alcuni aspetti. Intanto il luogo, parto da questo, sì. Perché le beatitudini noi le associamo a un monte e qui ci viene detto siamo in un luogo pianeggiante. Sì. Io ero un po' spiazzata quando ho portato l'attenzione, dopo averla ascoltato tante volte, la cosa bella che qui è come se leggessimo per la prima volta queste pagine, grazie a voi. Sì, il monte è una memoria giusta che ha, perché lo troviamo nel Vangelo di Matteo. Noi abbiamo due edizioni delle Beatitudini che sono molto diverse tra loro, una è quella di Matteo, al capitolo 5, e l'altra è questa di Luca. C'è una grande differenza appunto, perché nel Vangelo di Matteo Gesù, quando pronuncia le beatitudini, sale sul monte facendo pensare a Mosè, che lo stesso istruiva dal monte, no? Il popolo lungo il cammino dell'Esodo. E invece qui Luca, proprio la location, diciamo, è scelta per uno scopo teologico, per una questione proprio di fondo, che è Tiro e Sidone poi sono le città, cioè luogo pianeggiante verso Tiro e Sidone, che sono le città fenice, le città straniere, diciamo, non sono Gerusalemme, non sono vicino alla Giudea, no? E questo proprio perché il messaggio che Gesù vuole portare è rivoluzionario, no? E proprio lì Gesù intanto parla a tutti, ecco, non parla solo, non so, nella memoria matteana c'è il popolo di Israele che va ad ascoltare Gesù, invece il monte ricorda Mosè, come dicevo prima, invece il luogo pianeggiante fa pensare, no, che tutti possono stare lì, fa pensare ad una dimensione universale di questo messaggio che Gesù questo, vuole portare. Questo, ecco, ce l'hai fatto intendere veramente in modo limpido. Ci fai capire con altrettanta chiarezza il nesso di questo, sì, passo che tu hai scelto di portare con quelli precedenti? Come si collega, sì, la donna, sì, dalla folla? Cioè, in un certo, sì, senso è sempre di beatitudini, anzi non in un certo senso che parliamo, di beatitudini superiori forse a quelle della maternità, o non so. No, ecco, c'è un collegamento, ecco. Sì, superiori in un certo senso. Questo, intanto ci sono due elementi, no? Come abbiamo ascoltato, l'elemento della folla. C'è folla sia quando la donna appunto, no, si fa grida, sentire, sia appunto in questo momento in cui Gesù poi dopo pronuncia queste beatitudini. E poi appunto c'è una contrapposizione. Spesso gli autori dei Vangeli, che sono dei esperti narratori, mostrano una cosa mostrando anche il suo contrario. E la donna, no, come dire, vede la beatitudine nell'abbondanza, perché la maternità è un simbolo di pienezza,
tanto più il seno che allatta, è simbolo proprio di ricchezza, è la massima ricchezza. È il primo, diciamo, ristorante a cui tutti noi approfittiamo di mangiare, diciamo. Quindi lì c'è la sazietà. Beatitudine nella lingua greca significa anche sazietà. E qui si parte dalla fame, si parla, esatto, di dolore. Ecco allora la rivolta, diciamo, e anche, no, proprio il capovolgimento che fa il Vangelo. Invece la beatitudine, no, ce l'hanno, viene data proprio da Gesù a chi non ha niente, a chi ha il grembo vuoto, perché il povero è un grembo vuoto, l'assetato, l'affamato, anche l'afflitto, è un incavo vuoto, non è un grembo pieno. Ecco allora la rivoluzione cristiana. La beatitudine, la pienezza sta dove? Laddove si forma un vaso di fame e non un vaso di pienezza. Beh, questo ci fa veramente, qui c'è un veramente, brivido grande, sì, no? Tutta la novità, tutta di la questa novità cristiana è, ecco, la beatitudine dei poveri. Rosanna, le prime tre beatitudini hanno un evidente filo che le unisce e anche, sì, un tempo presente, ora. Sì, sì. La quarta, beati voi, no, quando vi odieranno, sì, è un futuro. Esatto. Tutto ha un senso qui. Certo. Qual è il senso? Esatto. È un futuro e un impegno, quindi, quello che viene chiesto. La povertà è beatitudine, i poveri davvero sono depositari della felicità, del benessere, della sazietà di Dio, ma tutto questo deve passare attraverso una lotta, un impegno, che quelli che seguono Gesù devono profondere, proprio perché si realizzi questa beatitudine. La beatitudine della madre è istintiva, diciamo, perché c'è questa pienezza che lei può donare. La beatitudine dei poveri è un impegno, è una responsabilità della Chiesa. La Chiesa deve far sì che veramente le beatitudini si realizzino, e tutto questo lo può fare, no, proprio lottando, impegnandosi, perché i poveri del mondo possano essere per noi davvero quel grembo di vita, no? Soprattutto per chi magari non è povero, non piange. Tutto poi torna, tutto si collega in questo racconto che ci sta facendo Rosanna Virgili, che è davvero affascinante. Ma adesso che altro passo avanti facciamo? Leggendo, sì, cosa? È sempre Luca, sì, a parlare. È sempre Luca a parlare. Adesso leggiamo alcuni versetti del capitolo 10 del Vangelo di Luca, laddove io così vedo proprio questa coniugazione della beatitudine con una qualità della vita. La beatitudine è una felicità che si trova in una qualità della vita. Quella qualità della vita viene chiamata la vita eterna, che non esprime una quantità. La vita eterna non è una quantità, sì, poi sarà anche una quantità, ma è specialmente una qualità, cioè un modo di vivere, una scelta, uno stile di vita. E qui c'è un dottore della legge che appunto adesso ne parliamo. Chiama Gesù. Lo ascoltiamo. Interroga Gesù. Vangelo di Luca, capitolo 10, versetti da 25 a 28. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Rosanna, chi è il dottore della legge esattamente e perché fa questa sorta di giochino qui, cerca di mettere alla prova Gesù? Beh, il dottore della legge è anonimo a sua volta, ma indica appunto una categoria di persone che sono esperte della legge. Il dottore della legge può essere un fariseo, può essere uno scriba, cioè una persona che conosce bene la legge di Mosè. E quindi è un maestro, insegna che cosa? Come si possa ereditare la vita eterna, perché questo è scritto nella legge.
Mette alla prova, allora, quasi sì, Gesù. Alla prova, sì, sicuramente mette alla prova Gesù, continuamente i farisei mettono alla prova Gesù, noi nel Vangelo di Luca l'abbiamo visto questo tante volte. Gesù è molto forte, non ci casca, non solo non ci casca, ma approfitta, no? Gesù non tanto vuole vincere questa piccola, diciamo, gara, ma vuole, approfitta sempre per aprire davvero la scrittura, aprire anche la legge e rivelarla proprio, farsi egli stesso, diciamo, maestro, quindi. Però la sua risposta va un po' secondo uno stile che è tipico anche di della discussione ebraica, diciamo, per non essere troppo precisi. E allora lui risponde, vi siete accorti, con una domanda, riceve una domanda spesso. Ma risponde, appunto, è una tecnica tipica, diciamo, ebraica, e quindi lui dice, no, ma tu, tra l'altro sei maestro, ma che cosa è scritto nella legge? Ma è interessante però, che cosa vi leggi? La risposta è corretta però, quella che dà. Sì, 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 però è interessante perché quando noi traduciamo vi leggi, il verbo greco è ermeneuo, che significa cosa vi interpreti, perché la legge va interpretata, va compresa. E allora lui dà la risposta, appunto, esatta. Che è, no? Diciamo, formalmente giusta. Formalmente ma assolutamente forma giusta. E allora dice, fa questo e vivrai, come dire, non hai bisogno che io te lo spieghi. E allora lui dice, ma chi è il mio prossimo? No, quasi un po', qualcuno dice, per scusarsi, ma dice, io non avevo capito chi fosse il mio prossimo. E qui Gesù, appunto, poi per rispondere a questa domanda, racconta la parabola del buon samaritano. E qui la parola centrale è amore. Sì, amore. Amore, l'amore del prossimo. Gesù che cosa fa praticamente? Mostra come il prossimo è la persona che tu incontri, no? Facendo appunto il caso del buon samaritano che incontra una persona che era incappata nei briganti, che cosa fa? Considera quella persona il suo prossimo e va a vedere se è morto o se è vivo quest'uomo. Ma poi la fine della parabola ci dirà che Gesù poi chiederà chi è stato il prossimo per la persona che era incappata nei briganti. Insomma, Gesù fa capire questo, che il prossimo non è uno stato di qualcuno a fronte dello stato invece di un altro che si fa prossimo, ma anche noi abbiamo bisogno del prossimo. Nella relazione con i nostri fratelli, il fratello è prossimo per noi, ma noi siamo prossimi per lui. E qui c'è in questa reciprocità c'è la chiave di volta di tutto. Sì, questa reciprocità. Ringrazio proprio Rosanna Virgili, perché su questa parola amore concludiamo questo nostro viaggio di oggi. Grazie anche a Antonella Civale, torneremo la prossima settimana con la Bibbia delle donne. E noi invece torniamo subito dopo la coroncina, torniamo perché dopo la prima serata della 68esima edizione del Festival di Sanremo, faremo un po' di bilanci in studio, ma soprattutto ripercorreremo la storia di questo festival che appartiene a tutti noi italiani. A dopo. Te ne sei accorta? Di cosa? È iniziato il Festival di Sanremo. Me ne sono accorta, l'ho anche seguito io. Edizione tu non lo so. Numero 68, io minuto per minuto, ho anche registrato per vedere la seconda volta. Adesso ti interrogo, ti chiedo i testi, le canzoni, i titoli. So tutto. Allora, scherzi a parte, Massimiliano Caro, c'è Ernesto Assante, no? Critico, appassionato di musica, ha scritto una cosa molto bella, ha detto il Festival di Sanremo lo puoi odiare, amare, criticare, puoi dire non lo vedo, però non t'annoia mai alla fine perché è parte di noi, siamo noi, ecco, appunto. L'hai studiato tutta la notte questa cosa. L'ha scritta lui, quindi io non c'entro. Allora, però noi qui abbiamo creato il nostro gruppo d'ascolto, che vi presento subito, grazie a Nico Fidenco, una delle più belle voci della canzone italiana. Grazie di essere con noi questo pomeriggio. E grazie ad Arianna Ciampoli, che ha riaperto le porte del suo salotto proprio questa settimana. Sabato. Lo aprirai? Lo aprirò sabato alle 13.30, 13.20, 13.20. 13.20, sì, pure sull'orario, siamo più precisi. 13.20, grazie di essere con noi. Grazie a voi. E grazie a Gianfranco Valenti, giornalista ed esperto di Sanremo, ci svelerà segreti ed aneddoti dell'amato festival di Cara Gabriella. Che vuoi di più? Che vuoi di più? Quando ti è collegata con noi dagli studi di Milano, tra poco la svegliamo. Non so chi sta combinando, però è lei. Grazie a Vilma De Angelis, pluripartecipante del Festival dei Fiori. Allora, Vilma, quante volte hai cantato a Sanremo?
chi è? Ci senti bene, Vilma? Adesso sì, ti sento. Perfetto. Volevo salutare Nico Fidenco che non vedo da una vita. Ecco, da 30-40 anni. Noi ti sentiamo, abbiamo un po' di difficoltà. Però volevo sapere quante volte ha partecipato a Sanremo, Vilma? Quante volte l'abbiamo fatto Sanremo? Cinque volte. Caspita, merita un applauso questo 5, per chi mi perda tutti. Senti, mi è passato Vilma, tanto tempo. Ma facciamo un po' un gioco qui oggi. Il primo aggettivo che ti viene in mente da collegare al festival, qual è? Il primo aggettivo che mi viene in mente? Sì. Per il festival. Su che cosa? Sul festival? Sì. Sì, Sanremo è il primo aggettivo. Ma guarda, io per me la considero come la malaria, perché sai che qui un sostantivo abbiamo detto. Va bene anche la malaria. Non è un aggettivo, ma è un sostantivo. Nel senso che si contagia, in che senso? Si trasmette, no, cos'è? Tutti gli anni regolarmente, ormai da una vita, tu ti dimentichi che esiste il festival. Poi però arriva puntuale come la febbre della malaria e tu vieni di nuovo contagiato e per almeno 15 giorni non si parla d'altro. Allora l'aggettivo poi è la ricorrenza annuale, va bene così? La ricorrenza annuale. Vabbè. Io farei subito schierare il nostro De Angelis, perché la nostra Vilma, perché vorrei capire, Vilma, guardami, ascoltami bene. Vilma, chi è il tuo conduttore preferito? Sì. Chi è stato il tuo conduttore preferito? Il mio conduttore preferito, guarda, forse è stato Bonolis. Ah! Di tutti i conduttori che ho visto in questo... Vabbè, tralasciamo i nostri, il grande Pippo Baudo. Non potevi non citarlo, Pippo. Mike. Però io parlo di oggi. Nel cuore hai lui. Tra questi giovani... Ecco, per me forse il più divertente, il più simpatico così. E non era stato male anche, aspetta, chi avevo visto? Carlo Conti, Fazio, chi? Il marito del era famosissimo, quell'anno c'era anche... Chiambretti è un quiz questo molto adesso bravo. Lo facciamo a Valenti Gianfranco, chi è con Chiambretti? Forse Raimondo Vianello. Chiambretti c'è stato Vianello e c'è Raimondo Vianello. A noi Raimondo Vianello piace molto. Vianello. Ecco, Raimondo Vianello. L'inglese, quella di Vianello. Allora. Noi abbiamo un debole qui, siamo noi per Raimondo Vianello, per tante ragioni. No, ma Gianfranco, il pubblico ride. Volevo chiederti... Collegandomi a Vilma, ha detto una volta l'anno, è come il vaccino Sanremo. Sei d'accordo? E fa anche bene, tra l'altro. Senti, però io a te voglio chiedere, chi è stato il conduttore che ne ha fatte di più di edizioni? Ho un sospetto, ce l'ho, mi sa che l'abbiamo già nominato. Ma indovino con 5. No. Baudo ne ha fatte 13, se non ricordo male. Sono 13. Sembrano poche, ma in realtà... No, sono tantissime. Morandi ne ha fatte 2. E non credo che ne farà la terza, però... Però insomma, vedrai che adesso Carlo Conti piano piano arriverà anche lui, se non a 13 ma a 7-8 ci arriva. Carlo Conti rosicchierà e tornerà, vero? Probabilmente, seguito da Buongiorno. Che... Ma come, avete già liquidato il nostro direttore artistico di quest'anno? No, perché... Beh, il povero Guaglioni, che ha avuto un successo, 52%. Io dico la mia, secondo me, non so se sono d'accordo. Ma com'è andata poi ieri sera? Benissimo in termini di ascolti, poi vediamo, adesso sentiamo i pareri anche. Che adesso... Certo, sì. Adesso Claudio avrà una tournée, ma se non avesse avuto questo impegno, sono convinto che l'avrebbe rifatto. Perché si è divertito, io non ho dubbi. Poi vi racconto anche perché questo Sanremo è nel 2009 che nasce. C'è e poi una... ce lo racconti. No, dicelo subito perché a me è curiosità. Dovevi tenertela. Allora, chi tra gli appassionati di Claudio Baglioni, insomma, sono molti, non sono alcuni, lo sappiamo. Nel 2009 esce QPGA, che non so se riusciamo a inquadrarlo, ed è una sorta di festa, un po' come il Festival di Sanremo. Quella è in Sicilia? No, quella è Oscià. Anche vedi. Quella però sono d'accordo, perché nel 2003 con Oscià a Lampedusa, lì già fu una bellissima ammucchiata da un punto di vista artistico. Nel 2009 con QPGA, Claudio qui invitò una marea di amici, appassionati, musicisti, eccetera. Fra questi ci sono sia alcuni di quelli in gara, e sia gli ospiti.
Quindi è quasi una sorta di presa a remo. Si fecero è delle prove. Valenti, mi perdoni, ma faccia. C'è la diretta che incombe, perché il nostro Fabio Bolzetta, chissà di che cosa sta chiacchierando. Sì. Sono molto curioso. Di che cosa state parlando? Guarda lì con chi è. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Fabio, ben trovato alle nostre spalle. Buon pomeriggio, ciao Gabriele Massimiliano, un saluto ai vostri ospiti di quello che accade a pochi passi da qui, proprio all'interno dell'Ariston. Oggi al via la gara delle nuove proposte, noi abbiamo veramente rapito ai tantissimi impegni una davvero delle protagoniste di questa sera, che è Alice, che si esibirà in gara. Ben trovata. Ciao, ciao. Da un piccolo paese della Sicilia, in provincia di Messina, comincia la tua storia. Tu giovanissima, quanti anni hai? 22. Sono piccolina. Però hai studiato, hai fatto un percorso nella musica che ti ha portato fino qui. Sì, ho iniziato a 12 anni a studiare, e è iniziato un po' per gioco, ora diciamo vorrei diventare sul lavoro. Senti, noi abbiamo avuto l'opportunità, lo diciamo perché c'è tutto un gruppo di ascolto qualificato in studio, di ascoltare in anteprima il tuo brano. Ed è un brano, lo possiamo dire, veramente bello, intenso, grazie. Perché parla di una sofferenza. Sì, racconta un po' la mia storia di vita, il rapporto mancato con mio padre. Diciamo, in sintesi, è un invito a rialzarsi sempre durante le difficoltà. Quindi è un messaggio molto positivo, vuole essere un qualcosa di veramente positivo. Ed è bello anche che questo palco da qui si trovi posto, insomma, per veicolare messaggi come questi. Anche perché, come raccontavate anche in studio, si dice sempre che Sanremo si guarda, non lo si guarda, ma in realtà i dati certificano come più sempre. Di... Si guarda sempre in realtà Sanremo. Più di 11 milioni di telespettatori di media, più di un italiano su due davanti alla TV ha guardato Sanremo, quindi di fatto si conferma come fenomeno mediatico. E quindi l'emozione a 22 anni di essere qui? È grandissima, però appunto perché ho 22 anni sto cercando un attimino di vivermela con la spensieratezza di questa età, di cogliere tutto quello che di positivo verrà da questa esperienza. Sto cercando di controllare un po' l'ansia e farla diventare adrenalina, così farò bene, ma... Vediamo stasera. Ci si prova? Ci si prova. Senti, ma la serata di ieri l'hai guardata come insomma tutti noi, sì, sì. Noi operatori insomma sì, siamo... l'ho guardata, poi però sono andata a letto presto. Rigorosamente, gli impegni sono tanti, perché gli impegni sono tanti e la stanchezza si fa sentire. Però sono rimasta molto colpita da Noemi, che tra l'altro io ho un debole per Noemi, però mi è molto piaciuta la canzone e lo stato sociale. Sì. Mi ha sorpreso lo stato sociale, al di là del balletto, però... Grazie Alice, un grande in bocca al lupo. Grazie. Ti seguiremo stasera. Grazie, ciao. Ciao, ciao, a presto. La linea allora torna da Sanremo in studio, però restiamo qui perché abbiamo incontrato insomma un altro campione davvero che ha fatto anche la storia di questo festival avendolo vinto. Non vi svelo niente, sono qui che vi aspetto, a tra poco. Tra poco. Bene, Fabio. Bene, sono curioso Bolzetta da dove vede il festival, è una curiosità che poi mi leverò. Seduto in platea, secondo te in prima fila? Certo, Bolzetta ha un posto in prima fila. Sarà anche a Ci vediamo da Arianna, sabato. Sì. Certo, ah, la quindi... finalissima. Dove l'avete messo? La vivremo, no. Sarà sempre all'Ariston. Sempre all'Ariston. Sì, sì, sì. Sabato alle 13:20 ci sarà anche Sanremo. Ma se ti dovessero chiedere di condurre il... guarda, ci penserei tanto, direi no, ma io queste ma sarei già lì. di corsa. Sì. Allora, però Massimiliano caro, noi qua una voce fuori dal coro la volevamo. Allora, dico subito che Nico Fidenco non ama tantissimo, né mai amato il Festival di Sanremo. Racconteremo gli aneddoti dopo, però... In termini generali, Fidenco, perché non le piace? Ma è un'affermazione un po' assolutista, no? Non è vero che non lo ama. Ama tantissimo. Sì, non sono innamorato del festival, però me lo guardo tutti gli anni tranquillamente. Quest'anno l'ho visto, mi sono addormentato verso le 9:15, però siccome l'ho registrato... Alle 2 di notte mi sono svegliato e me lo sono visto tutto, perché siccome io so che alle 9 lì la mazza non mi perdona, quindi io mi addormento. Però devo dire, posso fare delle considerazioni sul festival? Sì, cioè, perché devo dire che mi è piaciuto, perché i conduttori sono stati tutti superlativi, tutti bravissimi, nessuno escluso. Sono stati talmente bravi che hanno messo secondo me in sottordine poi invece le esibizioni del festival dei cantanti, perché voglio dire, i conduttori hanno cantato canzoni nuove, hanno fatto delle fantasie
di brani bellissimi, poi improvvisamente ci siamo trovati di fronte all'incognito che erano i pezzi di Sanremo. Fidenco, ma lei c'è stato a Sanremo? Io ci sono stato e mi hanno eliminato, sono stato col Cher io per l'esattezza. Dopo lo raccontiamo, perché lì c'è parecchio da raccontare, è stata un'edizione che si ricorda per tante ragioni. Sì, non tanto perché ci sono stato io, insomma, ecco. Per altri motivi. Sì, ma ne parliamo a breve. Vilma, ma Nico Fidenco dice che non è innamorato di Sanremo. Non è innamorato di Sanremo Nico Fidenco, come mai secondo te? È possibile? No, non lo so, me lo sono chiesto molte volte, credo che abbia sempre snobbato il Festival di Sanremo, poi forse ce la racconterà il perché, per noi invece è stata una sa malattia, qualcosa, come Vilma, ho detto prima. Sa cose mie. Sa cose... Racconta. Io volevo chiedere all'amico dell'audio... Se mi alza l'ascolto in cuffia, grazie. Alziamo l'ascolto a Vilma, anche perché... No, Vilma Fidenco ti esortava a raccontare, a dirci come mai secondo te non è innamorato. Sì. Ma non lo so, forse perché, sai, non è che tutti potessero proprio tutti essere innamorati di Sanremo e non poter andare avanti nella carriera senza il festival. Vero Nico, a te non è mai piaciuto perché... credo non ci sei stato neanche una volta, Nico? No, due. No, non è che non sei stato a Sanremo? Sì, sono stato una volta a Sanremo e sono stato sbattuto fuori subito alla prima eliminatoria, ero con e Cher. Hai giurato? No, però voglio dire, mi ci hanno spinto perché non ci volevo andare. Perché io fortunatamente avevo dei successi a prescindere dal festival, quindi non vedevo il motivo per cui mi dovessi infilare in questa bagarre infernale, perché è una bagarre infernale comunque per quelli che ci partecipano. Sì. A parte il pubblico che ha molto piacere di vedere lo scannamento, voglio dire, dei cantanti. Vabbè, non esageriamo. No, lo scannamento ecco, in senso peggio, non mi viene un altro termine, però voglio dire... La gara. Lo scannamento va benissimo, guarda. Ma guarda che è uno scannamento. Che le parole che uso sono sempre fatte. Quest'anno però l'hanno un po' modificato perché diciamo sì, non si vince e non vince, si perde. Però comunque c'è una classifica sì. E l'ultimo sarà sempre dolente comunque. Anche certo. Se non ci sono molti ultimi che poi sono diventati primi, no? Certo. È famosa la storia degli ultimi, sì. Credo anche Donne di Zucchero, no? Tra l'altro quest'anno c'è Ultimo tra i giovani. Che probabilmente arriva prima. Sì, poi dopo. Un cantante giovane, si chiama Ultimo. Si chiama Ultimo. Ah, si chiama Ultimo. Che probabilmente, io me lo segno, arriva sì, prima, così vediamo caso. Se ci ha preso. No, però poi l'amore per Sanremo, no? Sì. Alla fine, un italiano su due, ieri sera era lì. Certo. Clamoroso, perché noi giocando anche sui social, pensavamo 46, 47 al massimo. Invece il dato curioso, secondo me, è il fatto che l'anno scorso è stato sui 50, quest'anno 52, quindi il pubblico è stato più curioso di vedere un festival classico rispetto all'anno scorso dove c'era la De Filippi, quindi i reduci del talent show, personaggi molto più televisivi. Questo secondo me è un è dato che... È stata una che... buona scommessa. Sentiamo il nostro pubblico cosa pensa attraverso Simone, io però sottolineo che Fiore Fiorello... ha molto contribuito. Simone. Allora coinvolgiamo il nostro pubblico. Amici a casa, anche voi ieri eravate incollati sul divano intenti a vedere il Festival di Sanremo e quale canzone o quale edizione vi ha colpito o comunque vi è rimasta nel cuore? E diteci, ma rimanga tra noi, c'è qualcosa di questa nuova edizione, di questa prima serata che non vi è piaciuto tantissimo? Fatecelo sapere, tanto il nostro numero lo conoscete, 822 88 96, lasciateci un messaggio in segreteria oppure inviateci una mail a siamonoi@tv2000.it, scriveteci un commento sulla nostra pagina Facebook oppure un tweet a @siamonoitv2000 e seguiteci anche da cellulare e tablet scaricando la nostra applicazione. Vi aspettiamo. Allora, grazie Simone. Veniamo un po' alle canzoni di ieri, perché io per esempio ho amato Massimiliano Infierito, ho detto adesso li escludono, non li hanno squalificati, grazie. È decisivo? Ermal Meta, mi pare che sia decisivo, sì, anche perché rimane, la canzone l'aveva scritta lo stesso. Due terzi della canzone non sono un Fabrizio plagio, Moro, Ermal Meta a me sono piaciuti tanto, a te? Guarda, perciò pensavo che li eliminassero, diciamo. Ecco, lui aveva mirato. Guarda, io mi unisco perché anche io li amavo prima ancora che si esibissero. Già li amavo, esatto. Io sono quasi su quella per entrambi e hanno confermato un po' la sensazione che avevo, quello che mi aspettavo, quindi sì, loro mi sono piaciuti. Insieme ad altri, insieme a lo Stato Sociale, sicuramente molto coinvolgenti, e Max Gazzè nella sua favola e anche Giovanni Cacamo, ballata. Anche lì però c'è anche un po' di affetto, no, per alcune persone, così come per Baglioni. Io credo che l'effetto comunque
comunque nostalgia, questo la colonna sonora di una stagione della vita, ad accoccolarsi, nonostante qualcuno abbia deciso che questo termine è impronunciabile ed è quello è stato il momento di picco dell'audience ieri, quel duetto, sì, accoccolati ad ascoltare il mare, Fiorello e Baglioni insieme, meraviglioso. Tra l'altro è un brano, uno dei brani più amati di Baglioni, quindi guarda caso è... Ma poi Fiorello è stato bravissimo perché ha ripreso un suo mashup fatto durante la tournée, la sua tournée teatrale, quindi mettendo insieme brani di Morandi e brani di Baglioni, era una cosa, una genialata. Una curiosità però rispetto a quanto ha detto adesso di Arianna, Gazzè, che porta una favola, una ballata commovente, meravigliosa, però immagino, questa è una mia idea, però penso possa essere condivisibile, che Baglioni alla metà degli anni 70 scrive Il lago di Misurina, che è una leggenda anche quella, per certi versi rievocata dalle atmosfere di Gazzè. Quella di Gazzè è di Vieste, quindi è una roba meridionale, certo, come me, mentre quella di come tutti noi, siamo tutti terroni, mentre quella di Baglioni era del bellunese, di Belluno. Però io stimolo a guardare, ascoltare questi brani. Ed è vincente anche la Mise, sfoggiata ieri da Max Gazzè. Noto una nota di ironia, Nicola, nel tuo dire. Non si sarebbe mai vestito così, Massimiliano. Eppure ti ci vedrai. Nico, eccolo qua. Che canzone ci è piaciuta? Tu hai avuto poi il privilegio di vederla registrata, quindi hai potuto anche... Sì, fermarmi, ripartire, eccetera. No, ma devo dire che, voglio dire, ci sono alcune cose buone. Voglio dire, io l'unica... Posso fare una critica, oramai nelle canzoni di oggi ci mettono un sacco di parole, il testo è volumetrico. E viene un po' sacrificata la melodia. Lo stavo spiegando prima... Sì. A lui, che voglio dire, la confezione di una canzone deve essere che ogni nota deve avere una sillaba, perché se tu ci metti 42 sillabe in una nota sola, alla fine della nota non la senti più. Senti il testo, che ti piace molto, perché i testi devo dire che erano tutti di qualità. Questo è interessante quello che invece, ma perché il vecchio modo di fare canzoni che facevamo noi, che le ha fatte Paoli, le ha fatte Endrigo, chiunque, voglio dire, la stessa canzone che hanno cantato ieri, quella se non avessi più te, c'è una sillaba e ogni nota, tu quella te la ricordi, capito? Se tu fai questo, se non avessi più te, già non te la ricordi. È già da parecchio tempo, ma Vilma, ci permetti di fare ancora un tuffo nel passato? Per ricordarci quei tuoi Sanremo, a me piacerebbe sapere quando... Ma chiediamo la canzone quando che è piaciuta. Allora, intanto la canzone, però io vorrei che lei ci raccontasse brutto, no? Quando saliva, quando era lì, era seduta nel camerino, no? E che cosa si prova? Cioè, si ascoltano gli applausi degli altri? Che come li hai vissuti i tuoi Sanremo? Sì. Io ascoltavo l'esecuzione di tutto il primo mio Sanremo, ricordo... Per me erano tutti mostri sacri, questi cantanti meravigliosi che io amavo da anni, che seguivo da Modugno in giù, e vedermeli lì dal vivo, capisci? Perciò seguivo il festival come fossi stata davanti a un televisore, vedendo e che ascoltando. Anno era, Vilma? Che anno era? Bellissimo. Che era anno? Il 59. La ricordi la canzone che portavo? 1950. Te la ricordi la canzone? Caspita, nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può superare. Grazie Vilma, grazie. Ecco, a proposito di melodie che non si dimenticano. Appunto, vedi un po'. A proposito di melodie che non si dimenticano. La grande emozione, la grande emozione, veramente. L'emozione la ricordo... Viva, la ricordo perché quando cominciai questa canzone aveva una strofa, era molto bella, e l'orchestra Angelini che dirigeva, ricorderò sempre quasi una sensazione fisica che risento, quando cominciai a cantare questa strofa che diceva noi siamo gli occhi dello stesso sguardo e così via, mi resi conto immediatamente che con poche note ero riuscita a catturare tutto l'ascolto della sala, e ti dico veramente un'emozione da brivido che non ho più dimenticato, una magia. Nonostante sia passato veramente giorni più sono di passati, mezzo secolo, non di più, due o tre giorni. Vilma, ma la canzone che ti è piaciuta di più ieri, perché io sono curioso di saperlo. Allora, a me è piaciuto moltissimo Max, avete parlato di Max Gazzè. Però devo dire che mi ha emozionato Ron. Sarà che io adoro Ron. Ah, che bello. La canzone pare che sia stata scritta da Dalla,
È una canzone semplice, con, come diceva Nico, con poche parole che riesci a seguire legate alla melodia. Cioè, la canzone di Ron, secondo me, è stata l'unica che mi ha veramente emozionata. Poi mi sono piaciuti i giovani, quelli un po' scatenati, e i due particolari che sono bravissimi, Moro e il suo collega. Li abbiamo promossi qui, Massimiliano, altro che squalificati. Podio. Grazie, sì, Vilma. Infatti, io vorrei capire anche, no, con voi, intanto con te, Arianna, qual è, non pensando solo a questa edizione, le altre, la canzone che proprio ti è rimasta nel cuore, ogni tanto ti capita pure di canticchiarla? Guarda, sicuramente a Sanremo devo... Attenta come rispondi. Sì, ora fammi... No, però sicuramente devo a Sanremo Luce di Elisa. Bellissima. Era lì, no? E che è diventata, cioè che mi scorre proprio, cantare, mi abita, quindi è diventata una delle mie canzoni. Direi anche La Notte di Arisa. Bella. Che partì da Sanremo. Gianfranco approva. E sicuramente sono tra le due canzoni. Poi Chiamami ancora amore di Vecchioni. Penso ero lì per la radio. Ero proprio lì quando... Già, tu sei stata due volte lì. Un po' di volte. Sì, proprio lì, proprio a vederlo sul palchetto. Ma come bolzetta o... Sia come bolzetta e sia come spettatore. C'era Vecchioni che cantava Chiamami ancora amore. E anche lì io penso che proprio dalla terza nota ho amato quella canzone. Perché poi queste canzoni, la particolarità è che ti restano. Sì, diventano tue. C'è una canzone, Nico Fidenco, che avresti voluto fosse stata tua, di quelle che sono passate, non ora, in passato, ma proprio così bella che tu hai detto mannaggia. Tante ce ne sono state. Beh, per esempio, ecco, questo Nessuno che ha citato prima Vilma è una canzone che io già allora intuivo, che l'avevo sentita molti anni dopo, già non al festival, avevo intuito che era una melodia che non sarebbe morta mai, insomma. Ma sono molte, io Nessuno l'ho anche incisa, fra l'altro in un LP. Poi molte canzoni che io ho sentito, adesso mi hai fatto una domanda che mi coglie. Ci devi pensare, intanto hai tutto il tempo ancora. Perché sono passati 45 anni, già non mi ricordo ieri che cosa ho fatto, figuriamoci, una cosa di 50 anni fa. C'è di nuovo Fabio pronto? Con una sorpresa per Vilma. Fabio, noi qui ci chiedevamo, io e Arianna, dove segui il festival tu? Dove ti hanno messo? Sì. Posso dire che ho avuto un grandissimo privilegio, perché ieri ho avuto l'opportunità di seguire la puntata dentro l'Ariston. Oh, io lo sapevo. Ma perché lui occupa poco spazio, non sporca. È una brava persona. Perché Bolzetta se lo tiene lì in platea. Dillo che eri lì. In prima fila. Io non sporco, sto lì, però devo dire, abbiamo avuto anche la possibilità, ieri è stata un po' la serata che è iniziata con il ciclone Fiorello, anche di incontrarlo, e ci ha fatto anche un regalo, un video apposta per TV 2000, che poi nel corso della giornata, oggi al TG insomma, mostreremo. C'è grande, cioè, dal TG non è nulla, grande nulla emozione, danno, ce l'ha detto con molta... Noi. L'hanno pagato di più. Con molta educazione, elegantissimo Bolzetta, mamma elegantissimo, mia. Sei riuscito in un'acrobazia, no. Bravo! La sinergia e la rete, volevo solo annunciarlo. Fabio, fatti perdonare, proponici qualcos'altro, fai contenta la nostra Vilma De Angelis, ha una preferenza. Esattamente Gabriella, proprio così, proprio per voi. Beh, uno degli artisti, voi sapete che come TV 2000 siamo qui a seguire anche quest'anno il festival un po' a modo nostro, cercando di intercettare i testi e gli autori che più possono raccontare qualcosa di spessore con un messaggio. Allora, uno di questi è, come diceva Vilma, è Ron, che lo ricordiamo, è stato qui ben 8 volte, ha vinto il Festival di Sanremo, ma la prima volta, forse non tutti sanno, che ha partecipato con Nada nel 1979, era davvero un bambino, e da lì insomma un percorso di grande successo, ma anche di grande cuore. Allora, in questa intervista, solo per Siamo Noi, sentirete di questo brano. Cerca di mettere la pezza, va bene. Un brano che è stato veramente un grande regalo da quel patrimonio musicale che è quello di Lucio Dalla. Lui ci racconterà proprio questo, perché neanche lui conosceva questa canzone, che lo sveliamo, cioè, l'abbiamo saputo, insomma, che è arrivata insomma dagli eredi proprio di Dalla. E è stato poi Claudio Baglioni a voler scegliere la persona che, voglio dire, l'ho accompagnato in un percorso artistico, insomma, per tanti anni, e con una grandissima emozione l'ha portato
portata. Allora ci parlerà di questo brano, ci parlerà di un precedente progetto in cui lui è riuscito a coagulare 26 artisti importantissimi in un disco, La Forza di Dire Sì, dedicato proprio a chi lotta contro la SLA, e questo insomma bisogna dargliene merito. E poi il fare memoria di artisti che non ci sono più, uno di questi è Dalla, siamo davvero sicuri che venga ricordato e valorizzato come deve? E allora, soltanto per Siamo Noi, andiamo ad ascoltare insieme il grande, grandissimo Ron, con le immagini di ieri sera. È una canzone di Lucio Dalla, insomma, tutti abbiamo scritto canzoni fantastiche, forse anche meno belle, eccetera. Questa è una di quelle belle, ma proprio belle. E il testo è veramente forte, e per cui la prima volta che l'ho sentito mi ha dato immediatamente degli scossoni, e per cui ho deciso di ritornare insomma al festival, cosa che non avevo proprio in mente assolutamente. No, non ci eravamo incontrati all'altra edizione di Sanremo. Io vorrei ricordare come tu sei arrivato da un progetto che ha coinvolto, grazie al tuo carisma, tantissimi artisti in favore degli altri. E so che è qualcosa a cui veramente hai messo tutto te stesso. Beh sì, ormai per me è un'urgenza il fatto di essere testimonial di un'associazione importante, insomma, che difende e sostiene i malati di SLA, per cui per me fare un passo del genere era veramente dare un segno forte. Ma quanto è importante fare memoria di artisti di cui forse non si è valorizzato abbastanza il ricordo e l'eredità che ci hanno lasciato? Lucio Dalla, ma insomma, grandi come Battisti, che io ho amato tantissimo, che sono Fabrizio De André, sono tutti questi personaggi che non manco. Il rimore è quello che poi alla fine non ci sia sufficientemente attenzione, che non ci sia voglia di creare attenzione su di loro. Questi personaggi vanno studiati a scuola. Avvocato. Ringraziamo Fabio, che naturalmente il brano continua. È Almeno Pensami. Almeno ecco, pensami. Noi no, non ti vedevamo, ti vediamo bloccato, io già ti ringraziavo, grazie. Però bella questa espressione con cui sì, ci lascia. Sì. Ti abbiamo visto congelato. Grazie Ricordo Fabio che insomma, continuerà a seguire il festival per TV 2000. Ringraziamo per l'immagine Andrea Tramontano, lo specializzato di ripresa Stefano Arditi. I nostri maestri. Andiamo da Simone, poi però io voglio chiedere una cosa qui in studio che mi è rimasta dentro. Eh sì, perché facciamolo, i nostri uscire, telespettatori. Non è che... Ah no, ti lascio finire. No. Vai Simone. No, dicevo che i nostri telespettatori, insomma, si sono espressi. Devo dire, la canzone più gettonata è quella di Ermal Meta e Fabrizio. C'è un complotto. E Fabrizio Moro. E lo devo questo dire. È un complotto. Hanno sentito che li volevi squalificare. C'è un ecco però, perché video. I nostri telespettatori hanno anche fatto un salto indietro nel tempo. E per esempio c'è Giuliana che ci fa una classifica delle canzoni, delle sue canzoni più belle. Adesso tu, di Ramazzotti. Perdere l'amore, di Ranieri. Amo, Fausto Leali, insomma un po' i classici di tutti, Gli uomini non cambiano di Mia Martini. E poi Maurizio, il festival è puntuale come l'influenza, ma con tutta sincerità mi sento legato alle vecchie edizioni. Lì sì che c'erano dei grandi cantanti, Tiziana. Per quest'anno il festival è stato davvero sorprendente, canzoni originali per nulla scontate, scenografia fresca e pubblico coinvolto. Piera, amici di Siamo Noi, lo ammetto, mi sono dimenticata di vedere Sanremo, ma stasera mi rifarò. La mia canzone preferita, Papaveri e Papere di Nilla Pizzi, e poi anche una lacrima sul viso. No, e qui siamo andati parecchio indietro. Papaveri e Papere c'è? Che cosa ho detto? Nilla Pizzi l'hai scritto. Nilla Pizzi, sì, lo so che è Nilla Pizzi. Chi ma vuole sapere la telespettativa? Lei, la persona, lei si chiama, aspetta, Piera. Piera. Ecco, Piera è andata insomma, abbastanza indietro. Papà, grazie papà, a tutti papà, voi papà. Però, perché ci fate sentire sempre le vostre voci. No, Nico Fidenco, io vorrei tornare a quell'anno che è stato un anno buio, tra poco lo ricorderemo, l'anno del 67, sì, certo. Però ci vorrei tornare sotto un altro profilo, perché tu iniziavi a accennarcelo, no? Che eri lì con Cher, cantante e attrice americana, si dice sempre che gli italiani sono quelli delle improvvisazioni, gli americani sono precisissimi, e lì Cher combinò parecchi pasticci quella sera. Racconta un po' che mi ha trascinato nel negativo. Dunque io lì avevo scelto intanto un'altra canzone che era La musica è finita, gli amici se ne vanno, che è un pezzo di Califano molto bello,
se non che Micocci, che era il nostro direttore artistico, dice: guarda Nico, c'è una combinazione meravigliosa, c'è Cher che ha accettato di venire al festival. Allora Cher era famosa in tutto il mondo con Bang 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 Bang, certo. Cioè. E quindi l'abbinamento è, voglio dire, è bello, dico vabbè, andiamo. E scegliamo una canzone che era già stata scelta, era già stata assegnata a Cher, che era Ma piano per non svegliarmi di Gianni Meccia, che era un pezzo molto carino, perché invece ha fatto delle cose molto belle, solo che non era da festival, era un pezzo molto delicato, molto... E lei poi con l'italiano se la cavava bene? Oh, allora no, un momento, poi siamo andati sul palcoscenico, io ho cantato la mia parte, poi toccava a lei, e se non che lei non sapeva le parole, c'era il marito buono da sotto che gliele suggeriva, quindi è stata una prestazione, diciamo, meno che sufficiente, insomma, e mi ha trascinato nel Ti sei detto, ma chi me l'ha fatto no, fare? No, io già non ci volevo andare, figuriamo, quindi mi ha trascinato nel campo negativo. Ci hanno eliminato subito, quindi... Però non è colpa tua. Certo, no, no, però forse sarà stato forse anche colpa mia, voglio dire. Lei ci ha messo il carico da 11, diciamo, ecco. No, però non... Ci canticchi la canzone che portate in quell'anno? Per niente... Ma piano, per non svegliarmi. Gianfranco, non però... Non l'ho cantata così a Sanremo, l'ho cantata meglio. Gianfranco, io non c'ero. Però non ecco, c'ero. Quel 67... Tu che mi amavi non mi pensi più... Già meglio così. E poi non mi ricordo. No, quel 67 sì. non si ricorda per questa performance di Cher, che ha rovinato un po' la e serata. E poi dopo la serata è stata... Al nostro Fidenco, è ma stata, perché fu un'estate da un altro fatto, da un'altra notizia... Questa notizia tremenda che mentre eravamo lì già non ci credevamo neanche che fosse successo, che forse pensavamo era una notizia. Un grande della canzone italiana, Fasullo, ricordiamo, sì, è venuto. Luigi Tenco, che mi ricordo che suicidio. Mentre uscivamo dal casino, eravamo io e mia moglie, ci passò con la macchina a tutta velocità davanti, si vede che già era un po' alterato. E poi dopo noi siamo andati in albergo, dopo un po' abbiamo saputo questa notizia che però è stato, che tutti sanno, è stato ottimamente omaggiato l'anno scorso da Tiziano Ferro. E quest'anno, questa è un'altra cosa molto intelligente, secondo me, lui ed altri grandi artisti del passato saranno omaggiati da altri artisti del presente o del passato più recente. Insomma, anche Tenco, stasera credo che sarà la volta di Endrigo, che questi sono dal 68 ricorre questo anniversario della vittoria con Canzone per te. È una sorta di premio alla carriera da un certo punto di vista. E poi sarà la volta di Tenco, di Gaber, di André, insomma dei grandi. È già un'operazione che tra l'altro Baglioni ha fatto, perché c'è un disco, quelli degli altri tutti qui, dove Baglioni cantò in bianco e nero le canzoni dei Endrigo, ecco. Tenco, Gaber, di André, eccetera. Insomma. Allora, ieri la serata è stata movimentata da un'incursione, no? Mentre si stava esibendo Fiorello è arrivata una persona che voleva, insomma, parlare, chiedere un incontro con un procuratore della Repubblica. E non è la prima volta che accade questa cosa qui, è un classico di tutti i festival. Se non c'è lo stesso, non porta bene. Che comunque il Cavallo Pazzo, che tra l'altro non c'è più, ha fatto la fortuna di alcuni festival di Baudo. Ricordiamo anche quell'operaio che voleva suicidarsi dalla balconata. Fiorello stesso, con un'ottima ironia, no? Ricordava quel momento. Però fa un po' ridere, perché nessuno di noi, lo stesso inviato che si è bloccato prima, insomma, ha la possibilità di accedere al palco dell'Ariston, quindi con questa facilità arrivare al palcoscenico fa un po' tanti sorridere. Si interrogano, ma Vilma, perché va sottolineato che il festival è uno specchio anche sociale, no? Ci dice molto del nostro paese. Nell'84 per esempio Pippo Baudo, mi sembra, se lo dovette vedere anche con gli operai dell'Italsider, e disse, andò a parlare con i sindacati, arrivarono centinaia, insomma, e disse: ho parlato di voi davanti a tutte le famiglie italiane in televisione. Riuscì, insomma, in qualche modo a pacificarli. Lì le ragioni erano molto serie, insomma. Sì, beh, come hai detto tu, praticamente è veramente una grande, grande vetrina. E qualcuno magari furbescamente o meno, perché poi dopo approfittato di questa situazione. E ecco, Pippo, che è stato sempre molto attento anche a queste cose laterali, magari ha dato spazio. Io ricordo perfettamente, non c'ero, ma da telespettatrice, quel famoso signore, come era stato detto poco fa, che voleva buttarsi dalla balaustra. Era vero, non era vero, in tutti i modi sono delle cose che fanno notizia, poi non si parla d'altro, però essendo una vetrina così importante, se qualcuno ha qualcosa da dire,
Cosa c'è più di Sanremo? Prossimo anno è Gabriele. Andiamo. Quali rivendicazioni portiamo? Non lo so, adesso ci pensiamo. Abbiamo tutto un anno. Però una cosa è certa, lo diceva bene Vilma De Angelis. Beh, Sanremo è lo specchio della nostra società, su questo non ci sono dubbi. Questo sì, questo ce lo diciamo da sempre, almeno da memoria. Appunto, Sanremo siamo noi, citavi Assante all'inizio di questo spazio. E probabilmente in qualche modo sì, cioè se pensiamo che tre leader politici ieri twittavano su Sanremo, no? Cioè il paese Italia è stata una gara, un certo anche tra punto. Chi lo governa, chi vuole governarlo, comunque siamo sotto elezioni, erano dentro Sanremo, esatto, c'erano non si nega nessuno, si figuriamoci nega nessuno. In un'occasione così, per cui tra chi ha bisogno di esserci, no? Perché ha covato questo bisogno di avere un cono di luce, perché magari si sente schiacciato e anche dal non avere voce, e quindi i milioni di spettatori e tutti così concentrati su questo evento, e quindi anche il tentativo disperato di esserci e di poter dire, no? E tra noi che lo guardiamo un po' snobbandolo, partendo sempre col fatto no, non lo guarderò, ma quest'anno non mi coinvolge. Oggi sentivo la Gabbanelli che diceva tra le altre cose, guardo Sanremo, cioè fatto outing, è stata una rivelazione, l'abbiamo fatto pure noi. Ma Gianfranco, piace agli stranieri fuori Sanremo? Piace solo agli italiani immigrati, che poi ormai siamo alle quarte, quindi terze generazioni. È considerato ma non è amato, sono due cose diverse, nel senso viene comunque visto come lo specchio della canzone, della musica leggera a livello europeo, quindi viene considerato ma non è amato. Però tornando a quello che diceva prima Nico sui cantanti internazionali, quest'anno c'è un'altra cosa interessante, perché gli artisti stranieri, ad esempio Sting, che sarà fra gli ospiti, omaggeranno la canzone italiana, quindi non vengono solo a cantare il loro pezzo, a farsi pubblicità, ma vengono Made in Italy. Quindi vengono contestualizzati. Allora, prima di chiedere un pronostico finale, sì. Un applauso alla nostra Michelle, che ieri era bellissima. Look strepitosa, bravissima. Bello, bravo, molto bravo. Bravo anche Favino, che sì, è stato Favino, certo, bravi, tu, ma bravi tutti. Io sono entusiasta di Michelle. Anch'io. Ecco. È stata Massimiliano, diciamo che lo era prima ancora che conducesse. Per motivi diversi, ma insomma. Ma ti è piaciuto anche Favino, che è partito in sordina, poi piano piano ha preso spazio? Sì, no, mi è piaciuto, ha fatto poi quella carrellata di canzoni del passato legate a un discorso di Leopardi, piuttosto che è stato molto intelligente. È stato bravo, molto ironico bravo. Anche, però no? io sono veramente entusiasta di lei. Lei come ieri sera sono è stata con grandiosa, proprio sono il mio modesto parere. Ma poi sobria, vedi? Sobria, elegante. Insomma, ci sono piaciuti tutti e tre i conduttori. Perché? Perché dobbiamo dire, dobbiamo ripetere che si apre una casa, si spalancano le porte, sabato alle 13.20 si torna a casa di Arianna. Ci vediamo da me, ci vediamo da Arianna, quindi ma non mancate. C'è un fuori e un dentro e un fuori che entra dentro, perché il territorio si collega. Esatto, quindi qui saremo a Sanremo, saremo a Ronciglione, oltretutto partiamo col carnevale, quindi restiamo nel c'è un'inviata che gira. C'è Giulia Nannini che gira, ci racconterà di eventi. Quindi ci sarà questo ping pong tra noi che abbiamo conquistato lo studio, quindi la casa è momentaneamente. C'è la musica e i giochi anche. C'è la musica, ci sono i giochi, sono tantissimi ospiti, da Max Giusti, Lina Sastri, Paola Quattrini, sarà un listatuto. C'è pure Bozzetta, te la puoi portare Massimiliano, qualche volta. Quando vuole, questa casa è aperta. Puoi chiudere chiave, però puoi chiudere chiave. C'è anche Bozzetta, se c'è Bozzetta. Ci sono i giochi. E Bozzetta. Alle 13.20 il sabato e la domenica ci siamo. Perché c'è domenica. Beh, scusa, il weekend, che weekend sia, no? Ma vuoi lavorare troppo? Voglio lavorare, sì, anche il sabato e la domenica. Ricolleghiamoci un momento a Sanremo per chiedere chi ti porteresti di quelli che hai visto esibirsi. L'autrice è contenta di questa domanda. Allora, mi porterei subito proprio tutti, Max Gazzè, tutti quelli che vorrai. Max Gazzè, assomiglia tutto, Stato Sociale, Caccamo, Herman Mehta, quelli di prima. È un obiettivo, dai. È un obiettivo. Allora, il tempo a disposizione è finito, grazie. Penso, no? Da molto. Grazie a tutti voi. Grazie. Stasera c'è di nuovo Sanremo. Grazie Vilma. Noi torniamo domani, 13.50 qui. A domani.